Per colpire in Italia bisogna camuffarsi, recitare, fingere di bere. Due o tre volte sono andato in discoteca con italiani, anche se io non bevo. Cambia il look, cambia faccia, parla male dell'ISIS, parla di Michael Jackson, Madonna, di film, di Nicole Kidman, mettiti l'orecchino, così, cool, capo, entra con una bottiglia di birra, però non bere, mettici dentro dell'acqua. Quando vedo un aereo vicino, faccio una bella molotov, benzina, alcol, ben miscelata, chiudo bene. Loro dicono in 6 settimane uno è pronto. Sì, pronto fisicamente e moralmente di fare il jihad, perché in quel tempo si è chiuso in un campo. Ogni mese e mezzo, escono circa 500 persone allenate. Al-Qaeda ha mandato in Europa gente e non sono riusciti a fare missioni. Li prendono in prigione e dopo muoiono. Mi hanno detto di prendere il visto in aeroporto per passare per la Turchia. Però se loro non mi danno il visto e dicono tu hai la barba, così o così... Se io vado mi tolgo la barba, mi faccio un piercing, mi faccio i tatuaggi. Gli amici in Tunisia poi non guardano. Se non ci fosse probabilità di andare di là, allora vado in Libia. Io faccio così, vado in Pakistan, scendo, prendo il visto dopo. Prendiamo degli ostaggi. Ammazzarli dove? Sulla spiaggia? No, dentro o anche fuori, basta ammazzare. Però è importante che muoia anch'io, sennò dopo è un problema.